Tra il 1347 e il 1352 si manifestò in tutta Europa una malattia. La chiamarono peste nera. La definirono la più grande pandemia della storia umana. Almeno fino al 2017. Questa malattia non è come le altre. Non si può debellare. Sono stati contagiati tutti. I miei bambini. Mia moglie. E sento che a breve mi arrenderò anch'io al volere divino. Che Dio abbia pietà della mia anima. Mi dica, da quanto tempo? Tutto iniziò nel 2017. Inizialmente non mi sembrava un gioco che potesse prendermi così tanto. Ma dopo qualche ora... Continui. Senta, se vuole il mio aiuto deve dirmi come è iniziato tutto, altrimenti non posso aiutarla con la terapia. Vorrei fare una pausa. Non mi dica che... Partitella Fortnite? Dai, ho scaricato pure la stagione nuova! Chi non ha un figlio, cognato, zio, cugino, parente, cane, gatto in fissa con Fortnite? Che vita triste! Quando i ragazzi non sono davanti a uno schermo a giocarci, vanno in giro per casa facendo strani balletti che ricordano brutalmente le mosse disco music anni 70. Ho una brutta notizia per voi, perché questo è Fortnite. Effetti collaterali. La modalità di Fortnite online free to play, che non devi pagare per giocarci in pratica, si svolge così. Si parte in 100, tutti contro tutti, sopra un'isola a corcasse di pizze fino a che non ne rimane soltanto uno. Vi ricorda qualcosa? No? Mi offro volontaria come tributo! Appunto, vabbè, famo finta di niente, famo finta di niente. Una delle tante cose fighe è che, essendo un gioco internazionale, verrete tu o tuo figlio collegati con persone da tutto il mondo e che quindi parlano altre lingue. Sicuramente un'ottima occasione per stimolare il dialogo e favorire lo scambio multiculturale. Motherfucker! Che hai detto su mia madre? Io e tre quarti dalla palazzina tua, non vedi questo? Ci vengono pure da fuori. Ah, figlio della mia! Vabbè, si è capito. È anche vero però che se vai in fissa con questo gioco riesce a ribaltare completamente le tue priorità. La stagione nuova, la patata può attendere. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like qui sotto, a iscrivervi al canale e condividete questo video con i vostri amici malati di Fortnite. Io devo andare a fare una cosa.